Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi parlerò delle letture fatte a settembre. Andrò veloce perché ho letto 14 libri più uno abbandonato, quindi non voglio che diventi un libro troppo lungo, spero. Comunque giù nell'info box troverete i link di tutti i libri che vi mostro in questo video e poi trovate anche il link del mio Instagram, del mio sito web, in modo tale da poter andare a leggere le varie recensioni, eccetera. Altra piccola parentesi, lascio anche il link di BookBeat, che è una piattaforma con cui si può ascoltare gli audiolibri oppure leggere tanti ebook. Ce ne sono tantissimi di ebook e potete trovare molti dei libri che vi mostro in questo video. Vi lascio il mio codice sconto con il quale potete avere un periodo di prova più esteso, dopodiché potete decidere se fare l'abbonamento oppure disdire tutto, quindi trovate tutto giù nell'info box. Ma adesso partiamo. Il primo libro che ho letto a settembre è stato Ti ricordi di me? Di Sophie Kinsella. È un libro molto fuori, abbastanza fuori dalla mia comfort zone, però i libri della Kinsella sono quei libri che io ogni tanto leggo perché mi piace il suo stile di scrittura. Quando ho voglia di qualcosa di leggero, di poco impegnativo e di divertente, leggo i suoi libri. Non ho letto la saga di I Love Shopping della Kinsella, io ho letto tutti gli altri libri. Questo è un libro che avevo da tipo 10 anni in libreria e il motivo, uno dei motivi per il quale io sigillo i libri, che poi non so se si vede dal video, insomma, questo praticamente è da buttare. Comunque, Ti ricordi di me? Di che cosa parla? Parla di una ragazza di 30 anni che si sveglia all'ospedale e non si ricorda niente. Lei pensa aver fatto una serata con le amiche la sera prima e appunto aver avuto un incidente. In realtà sono passati, mi sembra, tipo 5-6 anni e lei non si ricorda nulla, non si ricorda il marito, non si ricorda il lavoro che fa, non si ricorda assolutamente niente. È un libro che a me è piaciuto molto, è stato molto divertente, mi ha fatto ridere tanto. È molto carino, a volte mi ha ricordato un po' 30 anni in un secondo, il film, non so se l'avete visto, comunque un libro molto carino che vi consiglio. I libri della Kinsella sono sempre molto divertenti e si leggono molto velocemente. Altro libro che voglio mostrarvi, questo in realtà è stato l'ultimo che ho letto nel mese, ma ve lo voglio mostrare adesso perché l'ho trovato un po' simile a quello della Kinsella, è Una Cenerentola a Manhattan di Felicia Kingsley. È il primo libro che leggo dell'autrice, è un retelling di Cenerentola, un po' la storia di Cenerentola ai giorni nostri. La Newton fa questi libri della linea King a 3,90 €, quindi io l'ho preso e mi è piaciuto molto, devo dire. L'ho trovato molto simile a quello della Kinsella, non per la storia, perché la storia è veramente diversissima, ma più che altro per lo stile di scrittura. Anche qua è un libro che ho trovato leggero, frizzante, divertente, mi ha intrattenuto molto, nonostante appunto non sia proprio il mio genere preferito, ma un genere che ogni tanto vado a ricercare. Molto molto carino, la storia è di questa ragazza che si ritrova a vivere con la matrigna e le sorellastre, i genitori sono morti e la matrigna prende il possesso, diciamo, di tutti i suoi beni e anche della casa editrice della rivista di moda che era di sua madre. E poi non vi dico altro, insomma, tanto la storia è, diciamo, quella di Cenerentola. Mi è piaciuto veramente tanto, ve lo straconsiglio. Passando invece ai libri di autori emergenti, e in questo caso sono state collaborazioni perché questi libri mi sono stati omaggiati dall'autrice, a settembre ho riletto il secondo libro della coscienza di Cain, che è Il fattore scatenante, di Constance S, e poi ho letto L'enigma dell'acqua, parte 1, sempre della stessa trilogia. Allora, il mese scorso avevo riletto La coscienza di Cain. Questa è una trilogia che a me piace moltissimo. È stata, per quanto riguarda questo, una rilettura molto molto piacevole. Cain continua a essere un personaggio da me molto amato perché è veramente molto complesso. Secondo me c'è un lavoro dietro magnifico da parte dell'autrice, perché è un personaggio veramente molto molto sfaccettato. Non solo Cain, in realtà un po' tutti i personaggi, però Cain ovviamente
praticamente è, diciamo, il personaggio principale. Cain in questo secondo libro inizia ad avere un conflitto interiore perché inizia a provare delle sensazioni, delle emozioni umane, ma non sa bene come gestirle in quanto lui è un mezzo demone. E quindi c'è un po' questa lotta interiore, c'è un avvicinamento ovviamente con l'altra protagonista, però non è niente di così tanto eclatante, non è una storia d'amore che diciamo parte subito con il botto e si innamorano, ma è una storia secondo me d'amore molto più veritiera, in quanto appunto lui è un mezzo demone, non è capace di provare le emozioni umane. È un personaggio che ti porta a chiederti sempre: ma da che parte stai? Stai veramente dalla parte del bene o dalla parte del male? Non si capisce, c'è questa lotta tra bene e male. Che non solo fa parte, diciamo, della storia, ma fa parte proprio anche di Cain, una lotta interna tra bene e male, mi è piaciuto molto. L'enigma dell'acqua è la prima parte dell'ultimo libro. Mi è appena arrivato la seconda parte che leggerò a breve e mi è piaciuto molto. Una cosa che mi piace, che mi è piaciuta di questo libro è che ti fa capire che i personaggi, gli antagonisti della storia, quelli che dovrebbero essere i cattivi, in realtà non sono del tutto cattivi, non sono dei personaggi grigi. Anche loro ogni tanto compiono delle azioni buone, o comunque dietro i loro gesti, diciamo più brutti, che li hanno poi trasformati in cattivi, c'è una motivazione valida. Quindi mi è piaciuta questa cosa, ha reso molto sfaccettati e interessanti anche i cattivi. Non voglio dirvi di più perché ovviamente si tratta del secondo e del terzo libro, quindi non voglio farvi spoiler sulla trama, su niente. Vi dico solo che è un urban fantasy che vi consiglio, una storia diversa dal solito, una scrittura molto scorrevole che va migliorando di libro in libro, intrattengono bene i personaggi. I personaggi sono una bomba, sono secondo me il punto forte di questo libro, è una trilogia che vi consiglio. Poi ho letto anche due libri di Acheron Books che avevo acquistato durante Lucca Comics dello scorso anno e quest'anno andrò sicuramente a prendere sì. Allora, sto parlando di Awen, esprimi il tuo desiderio, di Arianna Rosa. Questo qua è un distopico young adult ambientato a Roma, in Italia, quindi nel 2038. È un distopico che a me è piaciuto tantissimo, tantissimo. È il primo di una trilogia, il secondo libro è già uscito. Abbiamo Awen, che è una società che è entrata nel mercato ed ha cambiato, diciamo, il mondo. Awen fa avverare dei desideri. Ovviamente ci sono delle limitazioni a questi desideri, quindi le persone ne possono esprimere solamente uno, non possono esprimere desideri che coinvolgono altre persone, eccetera, eccetera. Questo che cosa ha comportato? Ci sono le persone ricche, le persone influenti che grazie a questi desideri ne traggono beneficio e quindi hanno una vita migliore, mentre tutta l'altra parte più povera della popolazione è lasciata a morire, è lasciata a se stessa. E qui appunto abbiamo Antea, che è la nostra protagonista, che sopravvive a stento perché lei ha la malattia. Ha l'anemia mediterranea, ha bisogno di un trapianto, però non ha i soldi e sta andando un po' avanti così, di stenti. Durante un turno di lavoro, per caso, origlia due persone che stanno progettando un colpo e vogliono rubare la macchina dei desideri, e quindi lei si propone di unirsi a loro, e da qui parte la storia. È un libro, secondo me, molto bello, molto scorrevole, molto coinvolgente, mi è piaciuto tantissimo. Sono 316 pagine che io ho letto in una giornata molto molto volentieri e mi ha proprio catturato. Abbiamo i personaggi che mi sono piaciuti tanto, i nostri protagonisti sono tre ragazzi diversissimi tra loro, due ragazzi e una ragazza, che però insieme formano una squadra, formano una famiglia e mi sono piaciuti veramente tanto. Antea, che è appunto la nostra protagonista, non è la classica eroina dei
Ibrim è una ragazza normalissima che non ha nessun tipo di potere o abilità particolare ed è proprio per questo che forse si riesce a empatizzare meglio con lei. Ha le sue paure, ovviamente, ma allo stesso tempo è anche molto coraggiosa. E niente, questi tre ragazzi sono legati dal desiderio di essere liberi. Mi è piaciuta l'idea di una storia ambientata in una Roma futuristica, mi è piaciuta la trama che ho trovato avvincente, ho continuato a leggerla perché non vedevo l'ora di sapere come si evolvevano le cose, non mancano colpi di scena, non manca il colpo di scena finale, mi è piaciuto veramente tanto e a questo Lucca Comics acquisterò il secondo e ultimo volume. Altro libro della stessa casa editrice è La mesmerista di Sara Simoni. Questo è il primo libro di una trilogia, il secondo è uscito da poco. È un fantasy storico ambientato a Livorno, quindi io amo fantasy, sono di Livorno, potevo non leggerlo? Assolutamente no. Mi è piaciuto moltissimo l'ambientazione di una Livorno anni 20. Si vede che c'è uno studio dietro dell'autrice proprio su Livorno di quegli anni, perché le informazioni che ci dà sono veritiere. E mi è piaciuto moltissimo. La storia ve la lascio giù nell'info box. Comunque si parla di mesmerismo, che è questa cosa che mi affascina, ma allo stesso tempo è anche un po' difficile per quanto mi riguarda da spiegare. Comunque mi è piaciuto molto ritrovarla in un libro, l'ho trovata una parte originale. Abbiamo la storia tra Buzz e Lena, che sono due protagonisti, che è una storia d'amore che si sviluppa molto lentamente e è una storia d'amore che rimane sempre in bilico, e questo mi è piaciuto molto, non scatta subito l'amore, a me piacciono più le cose lente e travagliate, e comunque i personaggi sono ben costruiti e sono ben costruiti appunto anche le loro relazioni e i loro dialoghi, sono ben costruiti, credibili. Diciamo comunque che la parte romance che c'è in questo volume non è ingombrante e non stona con il resto della trama, ecco. Per quanto riguarda la parte magica, è stata sviluppata molto bene, mi è piaciuto come l'autrice ha sfruttato la teoria del mesmerismo senza renderla noiosa, ma anzi l'ha resa affascinante e accattivante. Non ci sono spiegoni su come funziona e su cos'è il mesmerismo, mi è piaciuta molto, ecco, questa parte. Comunque mi è piaciuto molto, una storia avvincente che intrattiene, un finale che lascia con la voglia di continuare, quindi assolutamente consigliato. Poi una collaborazione che ho fatto è stata con Gian Nicola Nicoletti, con il suo thriller Incubo Reale. È il primo libro che ha scritto questo, poi ne ha scritti altri dopo. Comunque la storia parte con una famiglia che parte per un viaggio con un camper e si ritrova in un incubo, proprio il titolo non può essere più azzeccato di così, ecco. È un libro che io ho letto molto velocemente, si legge velocemente, intrattiene bene, molto fluido, non annoia. Ci sono delle scene molto forti di violenza su persone e su animali e ci sono delle scene molto splatter, quindi non è un libro adatto a tutti. Se non vi piace questo genere di storia, se siete un po' impressionabili, ecco, sicuramente vi consiglio di passare ad altro. Se però non avete di questi problemi, ve lo consiglio, è appunto un libro che vi trasporta veramente all'interno di un incubo. È un libro che trasmette angoscia, trasmette ansia, che appunto ti tiene con il fiato sospeso tutto il tempo e te sei lì che speri che in qualche modo i nostri protagonista della nostra famiglia riesca a salvarsi. È una storia che riesce appunto a trasmettere anche disgusto proprio per queste scene che sono descritte, e sono descritte anche bene. Il finale è un finale che ho trovato un po' scontato, nel senso che se si guardano film horror, se si leggono libri horror, più o meno, ecco, la maggior parte ha questo finale, quindi non è stato niente di nuovo per quanto riguarda il finale, però comunque nel complesso è un libro thriller horror che a me è piaciuto e che consiglio, intrattiene, non annoia, fa il suo dovere, quindi trasmette angoscia e ansia, e quindi ve lo straconsiglio. Poi un libro che ho letto
che mi era stato regalato, mi sembra a Natale, da mia sorella. È la reincarnazione delle sorelle Clun di Manlio Castagna, un bel mattoncino bello grosso. Mi sono aiutata anche con l'audiolibro quando non potevo leggerlo proprio di carta, in questo modo è stato più veloce la lettura. Comunque si tratta anche qua di un thriller barra horror. Non vi parlo della trama perché voglio andare un po' veloce, altrimenti il video diventa lunghissimo. Comunque, devo dire che mi aspettavo qualcosa di più. La storia si svolge in in diverse linee temporali. Una parte segue le vicende delle sorelle Clun ed è, diciamo, la parte che mi ha incuriosita di più, mi ha intrattenuta di più e mi è piaciuta di più leggere. In una parte invece seguiamo un detective che è alle prese con degli omicidi e in un'altra parte seguiamo l'angelo vendicatore. La parte dell'angelo vendicatore l'ho trovata un po' più lenta, comunque sono tre storie che diciamo te leggi, non ti è ben chiaro il tutto, poi alla fine si rivela tutta la storia. Si scopre perché queste tre parti temporali sono, diciamo, in qualche modo collegate e diciamo che poi nel finale tutto torna, ecco, mettiamola così. Però mi aspettavo qualcosa di più, mi aspettavo forse qualcosa di più horror, qualcosa di più paranormale, mi aspettavo anche forse un finale un po' diverso, perché il finale sento che io, questo però è una cosa personale, sento di non averlo capito del tutto. Però appunto, ripeto, questo è un problema mio che non ha influito con il giudizio del libro. Secondo me, ecco, doveva essere un pochino più corto e forse sarebbe stato un po' più fluido, un po' più digeribile, ecco, perché sono 550 pagine che poi alla fine devo dire che si sentono. Non è un brutto libro, se ce l'avete in wishlist, lo volete leggere, vi dico leggetelo, però non è stato uno dei miei preferiti del mese. Altro libro che ho letto per una collaborazione è stato Mal di Tempo. Mal di Tempo è il libro di esordio di Valeria Urbani. Si tratta di un young adult di formazione di fantascienza. Mettiamolo così, anche se secondo me è un po' difficile incasellare questo libro in un genere. Ha anche un po' un libro onirico. Diciamo così. Comunque, la trama ve la lascio giù nell'info box, quindi tutte le informazioni del libro le trovate nell'info box, è un autoconclusivo ed è un libro che, sono sincera, non è adatto a tutti. Leggetevi bene la trama, leggetevi anche i commenti delle altre persone e valutate se può fare per voi oppure no, perché è un libro particolare, non è un libro brutto, è un libro che a me è piaciuto molto, ho dato 4 stelle, però magari non è uno stile che può abbracciare tutti, ecco, mettiamo così. Mi è piaciuto moltissimo il modo in cui l'autrice ha sfruttato la fantascienza per scrivere un romanzo di formazione. È stata molto brava in questo e l'ho trovato anche una cosa originale. È una trama articolata, non è una trama piatta, è una trama ricca, è una trama che va a toccare varie tematiche e grazie allo stile di scrittura possiamo capire molto bene quello che provano i nostri protagonisti. Lo stile di scrittura che ha scelto l'autrice, secondo me, può essere un'arma a doppio taglio, nel senso se vi piace, come è successo a me, la trovate veramente molto bello, lo trovate un punto di forza del libro. Se non vi piace, avete toppato. Quindi ecco, per quello vi dico, leggete bene la trama. Comunque c'è una introspezione dei personaggi, una caratterizzazione dei personaggi ben costruita, ben articolata. È anche la cosa che ho apprezzato di più in questo libro. Mi è piaciuta moltissimo la caratterizzazione e la psicologia proprio dei personaggi. Ci sono colpi di scena che tengono l'attenzione del lettore alta per tutto il libro e c'è un finale molto movimentato, quasi adrenalinico, che a me è piaciuto moltissimo. Un'altra cosa molto apprezzata che non si trova molto spesso nei romanzi è il fatto che tra le varie tematiche che ci porta il libro,
La trama, il libro porta anche dei personaggi neurodivergenti, aromantici, asessuali, che non sono appunto dei personaggi che troviamo così tanto spesso. Ora, ultimamente nei libri Young Adult un po' di più, però non è un tema così tanto ricorrente, mi è piaciuto, è sviluppato, sono delle tematiche sviluppate bene e vi consiglio di leggere questo libro. Mi è piaciuto veramente molto e faccio complimenti all'autrice che per questo, per questo romanzo, che anche se è appunto un romanzo di esordio, è veramente scritto molto molto bene. Altra collaborazione è stata con Serena Palombo e con il suo Elpis, Lo specchio della notte. Sarebbe il sequel di Elpis nel segno della speranza ed è appunto il retelling del mito del vaso di Pandora. Mi è piaciuto moltissimo anche questo libro, come per il primo. La cosa che mi è piaciuta tantissimo è che in questo libro, oltre alla mitologia greca, abbiamo appunto la mitologia greca che rimane comunque presente, ma che si intreccia ad altre mitologie. Abbiamo la mitologia egizia, la mitologia norrena, e questo ha arricchito molto la lettura. E per gli amanti della mitologia in generale, non solo di quella greca, è sicuramente una lettura che io consiglio. A me è piaciuta moltissimo questo lato della storia. Abbiamo degli scenari magnifici, descritti molto bene, che riescono a trascinarti all'interno della storia con molta facilità. Mi è piaciuto ritrovare i nostri protagonisti, Salomon, Elion, mi erano un po' mancati, ecco, diciamo così, dei personaggi che io ho ritrovato più maturi, cambiati rispetto al primo libro. Una scrittura meticolosa, ma allo stesso tempo mai noiosa dell'autrice, un libro che si legge molto velocemente e una storia piacevole da leggere che vi straconsiglio. Altro libro che ho letto in questo mese è stato Gilded di Marissa Meyer. Questo è un libro che volevo leggere da tanto, il primo di una dilogia, il secondo ancora in Italia non è uscito, è un retelling della favola di Tremotino. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto moltissimo, soprattutto la cosa che mi è piaciuta di più è proprio il personaggio di Tremotino, che io ho amato alla follia. I personaggi mi sono piaciuti tanto e appunto Tremotino mi ha proprio colpito, mi è piaciuto tantissimo. È un dark fantasy, secondo me, proprio anche per le ambientazioni e per come è sviluppata la storia. È una storia che è riuscita ad ammaliarmi da subito. Ci sono colpi di scena che lasciano col fiato sospeso. È una storia interessante, è una storia scorrevole, ben scritta e è una storia che ha degli elementi del folklore tedesco, quindi è una cosa che mi è piaciuta anche da scoprire perché non sono così ferrata sul folklore tedesco, mi è piaciuto anche scoprire alcune cose. Comunque, atmosfere cupe e malinconiche che accompagnano la lettura assolutamente consigliata. Sono un po' di pagine perché abbiamo 545 pagine più o meno, ma assolutamente non si sentono perché la lettura è molto molto scorrevole. Poi cerco di andare più velocemente possibile, siamo quasi alla fine. Altro libro che ho letto per una collaborazione è stato Mamma Orsa, la favola di Amarena e dei suoi cuccioli a Villa Lago. Questo qua è scritto dall'Associazione Culturale Antico Borgo e mi è stato gentilmente omaggiato da Lupi Editore. È un libro per bambini, ma non solo. È un libro che a me è piaciuto moltissimo. Abbiamo delle belle illustrazioni, la scrittura molto grande perché appunto è un libro pensato per i bambini. Alla fine ci sono anche dei disegni da colorare, comunque è la storia, la vera storia appunto dell'Orsa Amarena. È un libro che mi è piaciuto moltissimo, che secondo me è adatto a tutti, non solo ai bambini. Sarebbe carino leggerlo insieme ai figli, però chi non li ha come me, insomma, è stata una lettura piacevole lo stesso. È un libro che fa pensare molto al ruolo dell'essere umano nella natura, quanto è ormai distaccato dalla natura, il rapporto che l'uomo ha con la natura e gli esseri umani. All'interno del libro, però, parliamo anche di persone che hanno amato l'Orsa Marena e i suoi cuccioli, quindi non troviamo solamente delle brutte persone, ecco, mettiamo così, però comunque è un libro che fa riflettere e è un libro che insegna appunto ai bambini
Non solo cose etiche, morali, su come ci si deve comportare nel rispetto della natura e degli animali, ma è carino perché insegna anche proprio la vita degli orsi, che cos'è letargo, che cosa mangiano, quindi è un libro interessante in generale. E in più appunto è Il racconto di Amarena, che è proprio scritto dal punto di vista dell'orsa di Amarena, e questa è una cosa che a me è piaciuta moltissimo. È un libro con un finale amaro, purtroppo si sa, non è uno spoiler perché è quello che è successo, l'abbiamo visto nei telegiornali. È un libro che vi consiglio, appunto, è un libro che fa riflettere e che mi è piaciuto, appunto, non solo per i bambini. Passando a un altro libro per i bambini, ho letto Pippi Calzelunghe. Io da piccola amavo i film di Pippi Calzelunghe, non avevo mai letto il libro. Poi, in edicola, della collana Centauria, la biblioteca dei ragazzi, c'era appunto il primo volume Pippi Calzelunghe a 2 euro, mi sembra, 1,99, 2 euro, non mi ricordo, comunque meno di 3 euro. E l'ho preso. L'ho letto e mi è piaciuto tantissimo. Abbiamo delle illustrazioni anche qua. Io sono morta dalle risate. È un libro divertentissimo anche per gli adulti. Quindi ve lo consiglio sia per i bambini, ma anche se siete adulti e avete amato Pippi Calzelunghe. Pippi Calzelunghe è una storia senza tempo, senza età. Per me i libri non hanno un'età. Io leggo tranquillamente libri per bambini, per ragazzi, per adulti, senza nessun problema, però ci sono alcuni libri che veramente non hanno tempo e non hanno età, come Pippi Calzelunghe, ve lo straconsiglio perché se non l'avete letto fatelo perché veramente fa morire dalle risate. Poi, penultimo libro che ho letto è stato My Best Friend's Exorcism, che è un libro di Grady Hendrix. Io avevo letto Horror Store, di quest'autore mi era piaciuto tantissimo, un libro super amato, e ho deciso di leggere tutti i libri pubblicati da lui e quindi mi sono buttata su questo. Ve ne ho parlato nei libri che vi consiglio per questa stagione Spooky, vi lascio il video tra le schede giù nell'info box. Un libro da cui è stato tratto un film disponibile su Amazon Prime. Il film non mi è piaciuto molto. Il libro mi è piaciuto più del film. Devo dire che mi aspettavo un po' di più, anche se il libro comunque mi è piaciuto, ma mi aspettavo un po' di più. Quello che l'ha salvato tanto è stato il finale, che mi è piaciuto tantissimo. Mi sono piaciute tantissimo anche le atmosfere anni 80 che ci sono all'interno del libro, proprio vi trasporta, lo scrittore vi trasporta dentro gli anni 80 in maniera impeccabile. È la storia di due ragazze che sono diversissime tra di loro. Sono due amiche che si vogliono tantissimo bene. Una delle due è ne posseduta e quindi l'altra amica cerca appunto di fare un esorcismo, di riportarla indietro. Mi è piaciuto il legame di amicizia che c'è tra queste due amiche, è appunto il punto focale del libro, ma all'interno di questo libro troviamo molte tematiche come abusi, troviamo bullismo, troviamo relazioni con genitori tossici che mettono al primo posto l'immagine di sé, della famiglia, il buon nome della famiglia prima dei figli. Comunque, è un libro scorrevole che si legge bene, la storia è carina, ve lo consiglio, anche se Horror Store mi è piaciuto di più. Ultimo libro, che però appunto voglio farvi solo un accenno, si chiama Loveless di Alice Osman. È la stessa autrice di Heartstopper ed è un libro che io purtroppo ho abbandonato al 60%, quindi ho superato la metà. Ho cercato di leggerlo il più possibile, mi sono anche aiutata con l'audiolibro, però a me non è piaciuto. È una storia che parla di asessualità, è un young adult. Non mi è piaciuto non perché sia un young adult, perché come avete visto io leggo tantissimo young adult, tanti libri per bambini, non solo libri per adulti, ma non mi è proprio interessata la storia. Mi ha annoiata, non mi interessavano i personaggi, non mi interessavano che cosa stessero facendo, pensando, non mi interessava niente del libro, quindi io ho cercato di sforzarmi il più possibile, ho superato la metà, una buona metà, ma non ce l'ho più fatta e quindi l'ho messo in vendita su Vinted, se lo volete, lo trovate lì, io non voglio finirlo di leggere. Benissimo, quindi questi sono stati i libri che ho letto nel mese di settembre, spero di non avervi annoiati. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!